Adesso Belvedere ha paura, i residenti chiedono maggior sicurezza. Ieri, infatti, un cittadino migrante avrebbe molestato alcuni passanti e per poco non è stato linciato. È intervenuto il presidente della circoscrizione, Vincenzo Pantano, che con molta fatica, ha sedato gli animi. Dunque, una situazione che rischia di sfuggire di mano, anche perché questo ragazzo migrante di 22 anni, ospite del centro d'accoglienza Mater Dei, era stato allontanato lo scorso 18 febbraio perché si era reso protagonista di un'altra aggressione. Adesso la situazione dunque è sempre più incandescente. Il presidente Pantano ha inviato una nota alla prefettura con la quale chiede l'allontanamento definitivo di questo ragazzo perché davvero ieri per poco non c'è scappato il morto. Effettivamente si è verificato quanto di più prevedibile che si potesse verificare, perché ritrovarsi questo individuo in giro per le vie del quartiere indisturbato dopo essersi reso protagonista di quello che è accaduto il giorno 18, chiaramente porta ad un'intolleranza estrema da parte dei residenti, specialmente di chi fa parte interna della famiglia dell'aggressore e di chi è stato aggredito da questo ragazzo. Mi trovavo a passare lì casualmente e sono riuscito a sedare gli animi dei residenti con molte difficoltà, perché non è possibile, ripeto, ritrovarsi una persona che qualche giorno prima ha fatto danni alle strutture commerciali che abbiamo qua, a dei residenti che abbiamo qua, e trovarcelo indisturbato per le vie del quartiere. Lei ha inviato una nota alla prefettura per chiedere dei provvedimenti radicali, perché questo ragazzo era stato allontanato, era stato portato a Rosolini, però è tornato qua. Sì, stamattina abbiamo inviato dalla circoscrizione un'ulteriore nota al prefetto affinché si prendano dei seri provvedimenti in merito a questa questione che sta portando, appunto, come dicevo prima, a dei casi di intolleranza estrema veramente da parte dei residenti, da parte di tutti. Si è instaurato un clima di paura, si parla addirittura di istituzioni di ronde che a turni debbono controllare il nostro territorio. Credo che questo debba allarmare sia il prefetto che il massimo garante di questa cosa, e sia tutti i cittadini e sia tutte le istituzioni coinvolte in questo. Lunedì ci sarà una manifestazione per chiedere maggior sicurezza. Sì, dei cittadini si sono organizzati, hanno indetto questa manifestazione, chiaramente ottenendo tutte le autorizzazioni dagli organi competenti, alla quale parteciperò come residente, come cittadino e come istituzione. Ritengo che questa sia un'iniziativa lodevole, un'iniziativa comunque da supportare e da essere, diciamo, seguita nei minimi dettagli, perché non si chiede null'altro che maggiore sicurezza per noi. Cioè, già noi di problematiche all'interno del nostro territorio ne abbiamo tantissime, per parlare di un flusso di viabilità che è enorme ed è sproporzionato rispetto alle infrastrutture che abbiamo, per parlare poi di inquinamento elettromagnetico che siamo tra i più alti nel comune, cioè inquinamento della zona industriale, decessi che vanno oltre il 70% per malattie oncologiche, cioè abbiamo di tutto e di più, non ci manca nulla, giusto? Questo vorremmo evitarcelo, sinceramente vorremmo evitarcelo, e chiediamo, noi non siamo razzisti, non chiediamo che no all'accoglienza, ma chiediamo comunque l'accoglienza sì, ma con controlli adeguati che evitino queste situazioni.